Buongiorno e bentrovati da Scandal. Primo di aprile. Chiaro che come tutte le volte che ci troviamo il primo di aprile, vuoi nel 2013 con i pony, vuoi con l'anno scorso col Gay Gilla, quest'anno ci troviamo di fronte ad altri eventi. E non è uno, ma sono due. Adesso vediamo, perché faccio due partite, giusto due, che cosa ci riserva Mamma Gaijin. Le patate? Cos'è sta roba? Una patata e una carota. Benissimo. Abbiamo 100 patate e 100 carote. E vabbè. Vediamo. SPS. Ma cos'è sta roba? Un carro armato con... Ma è bellissimo. Oh, c'è da dire che... Magari le cose serie non gli vengono bene, ma... sono sicuro che... Gaijin, queste cose qua, le bimbo minchiate, riesce a farle veramente da Dio. È bellissimo. Guarda anche i dettagli. Carro armato gonfiabile. Ma senti che rumore. Ma cos'è? Spara le patate davvero. Ma dai. Ma che stronzato. Vabbè, comunque, adesso vediamo di riuscire a fare qualcosa, perché poi l'arcade è una modalità che non gioco molto spesso, quindi adesso vediamo. Ecco, questo qua chiaramente deve mettersi, però per fortuna noi siamo gommosi. C'è anche la canna, guarda che sballonzola. C'è la canna a fiappa, guarda, che sballonzola. Andiamo a cappare, vediamo cosa succede. Ok, Alfa, stanno arrivando, stanno arrivando. Ci mettiamo qua dietro la chiesa. Sì, ma quanto va a lungo? Ah, hanno simulato. Oh, però, comincia il movimento con tutta la massa. Sono delle mini Sherman. Mini Sherman con la canna a fiappa gonfiabili, bellissime, sono spettacolari. 400 va a punti ferita come World of Tank. Ok, noi li lasciamo qua perché mi sono già rotto i coglioni di aspettare di cappare. Vediamo che cosa c'è di qua. Pru, pru. Senti, sentili. Ma cos'è? Sembra mosso tipo da bicicletta. Prr. Prr. Ah, ti ho preso, bastardo. Prr. No, me l'hai stilato, maledetto. Ah, lasciami passare, amico. Guarda che se lo urto si fiappa la canna. È spettacolare. Prr. Prr. Oh, no, niente là. Tutti morti. Cramatini azzurri. Prr. Senti, senti. Prr. Che forte, è un evento assolutamente bellissimo. Prr. Guarda, guarda, guarda la canna come si muove. Prr. Spettacoloso. E guarda, ce ne sono due di nemici. Prr. Beh, ho colpito il cadavere. Prr. Preso. Cosa facciano le HE e le AP? Non si sa. Probabilmente è la stessa cosa. Sicuramente una carota va sparata da dietro e la patata va sparata davanti. Enemy assist. Andiamo, andiamo. Cosa fa sto qua? Dai, cavati dei maglioni. Suonano? Ma dai, ma davvero c'è qualche cosa con le biciclette? Senti, troppo bello. Spettacolare. Ma anche velocissimo sto coso. Senti, senti, senti com'è. Come pedalano. Chissà cosa c'è dentro. Magari davvero ci sono delle biciclette. Dovrei dare un'occhiata con i raggi X a vedere che cosa c'è dentro. Sì, guarda, sono quattro ciclisti. Ah, i sacchi di patate dietro. No, guardiamolo da vicino. Troppo bello. Guarda i sacchi di patate nel motore. Il tipo... Madonna, spettacolare. Guardalo. Cosa c'è? Il secchio? Hai il cestino? Spettacolo. No, è troppo bello sto evento qua. No, questa roba qua dovrebbe farla Gaijin. Dovrebbe fare giochi seri, dovrebbe fare queste cose qua. Ci riesce da Dio a fare queste cose. Io mi ricordo ancora con i pony. Ormai sono già morti tutti, credo. Sì? No? Prr. Preso. Ah, sull'assist. Va, come va? Io mi ricordo con i pony che lasciavano le scie bellissime. 2013 è stato... Poi io avevo appena iniziato a giocare.
È stato un evento bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Sti pony jet. E poi dopo nel 2000, l'anno scorso c'era il Gajilla, peccato che è rimasto poi su un giorno solo. Adesso ci suicidiamo, voglio vedere se galleggia questo carro gonfiabile. Direi proprio di no, direi proprio di no. Va bene, adesso proviamo a vedere di fare il secondo evento immediatamente e vediamo che cosa propone come secondo evento, perché avevo visto già stamattina un po' di diciamo preview, si parlava proprio di questi Mac, solo che qua non ci sono Mac. Ah sì, eccolo, però non si può sbloccare da subito. Va bene, allora prendiamo un carro armato e andiamo in battaglia e poi vediamo se riusciamo a sbloccare il signore M35 subito, anche perché fazione americana, chissà che cos'è. Assomigliano molto ai bipedi, ai camminatori di Battlefield 2142, che a loro volta assomigliano a ED-209 del film Robocop, che magari il primo Robocop, magari la maggior parte di voi lo ignora, non sa neanche cos'è. Ultimamente è uscito tipo il remake di Robocop, film cult, che oramai ha quasi i miei anni, no, forse un po' meno. Ma come gira veloce la canna? E il secondo Robocop era veramente schifoso. Il primo, perlomeno, all'epoca fu una cosa sensazionale. D'altro canto, ultimamente al cinema si mettono a fare sempre dei remake di cose già viste. Blind Artillery, vediamo cosa succede. Speriamo di cuccare qualcuno. Sì, cuccato. Solo devo fare due punti per sbloccare il camminatore, vediamo. Magari di sparare a qualcuno. Dicevo, al cinema fanno sempre i remake, perché ormai non c'è più fantasia di fare assolutamente nulla, questo critico. Però stranamente la griglia mi diceva che io non colpivo, in realtà ho colpito, ma lo stesso, se ne frega, fondamentalmente. Tanto mi sa che per prendere il camminatore basta che ne uccida uno, direi di sì. Ok, sono in fiamme. Spegniamo. Il T-34 incendia, perma incendia. Proiettile all'uranio, guarda, è perma incendia quel il carro lì. Spettacolare. Adesso vediamo di farci vendetta da soli. Fentetta, fentetta. Tieni, dai, incendiami ancora, bastardo. Ci rivedremo sul campo di battaglia, brutto stronzone. KV1 là, ok. Mi hanno seccato. Oramai ero condannato. Avrei dovuto pisciare sul motore per spegnerlo. Sì, vabbè. Un po' approssimativo questo proiettile, schivava le case, un po' teleguidato, non si capisce. Vabbè, Gaige, ma che cazzo fai? Oh, finalmente, l'M35. Ehi, eccolo. Vediamo. Bello. Bello, bello. Sì, diciamo che a livello di movimenti avrebbero potuto fare anche qualcosa di fatto un po' meglio, però. Diciamo che per l'evento di un giorno, secondo me è già un miracolo. Un miracolo. Mi chiedo come sia possibile che questa gente per eventi di un giorno sia così concentrata e per le cose che dovrebbero risolvere non fanno un cazzo, ma vabbè, comunque. Ma guarda come è fatto anche bene nei dettagli, ma è spettacolare. Questa è la torretta del KV2. Ah, che spettacolo! Ma guarda che sono bellissimi. Sembra qualcosa molto simile a Star Wars. Vediamo se riusciamo a cuccare qualcuno, voglio vedere. Ma senti anche il motore dentro. Ma è spettacolo! Ma guarda. Cioè, è geniale sta cosa. Mica, a non vedere quello che fanno generalmente con simulative realistiche, gli daresti un premio Nobel a sti qua. Guarda. È spettacolo, davvero. Vai, vai i dettagli. Vediamo cosa succede. Boom, baby! Sì! È fortissimo! One shot ai carri! Ce n'è un altro là! Boom, baby! No, non ho sparato. Cazzo, ci mette. Il main cannon ci mette un sa. Ho battuto il mio primo Mac. Ma guarda quanto è fatto bene! È a vapore, è diesel, un Mac diesel. Andiamo, andiamo. A 16.000 cannoni, cannoncini. Qua ci stanno tirando sti bastardi. Non mi distruggete il Mac. Ma io non ho capito se è un. Ah,
se mi hanno preso Gunner Wounded. Se è un accorgimento che hanno fatto adesso sul discorso dei carri. Hit solo. No, dai, non ci credo. Non ci credo. No, bastardo. T34. Shitty shit. Muori, merda. Ho sparato. La cosa più potente del mondo. Lui è ancora vivo. Ah no, non è lui. Sì, sì, è ancora vivo. Guarda che scintille. Una avanza nonostante tutto lui, non gliene frega assolutamente nulla. Loader Wounded, oramai non c'è più un cazzo di nessuno che ricarica. Infatti il mio main cannon oramai è rosso, non si muoverà più. Lui poverino sta assorbendo il fuoco di un'unità navale praticamente. Guarda lì. Spettacolo. Non si può schiacciare. Chissà se si può schiacciare. Ma che vamo lì a destra, che movimenti spettacolari. Potevano farlo un po' meglio effettivamente sui movimenti, però già così è geniale davvero. Dai, crepa, maledetto la 5F. Dobbiamo assolutamente cercare di andare a cappare. Guarda, anche comunque rimane il fatto che il movimento è fatto molto bene sulle zampe del bipode. Però la torretta non è che sia tutta sta gran. Noi avanziamo sparando, siamo dei mech da guerra. Che spettacolo. Sarebbero belli da verniciare con gli adesivi, questi cosi qua. Sarebbero veramente belli. È un peccato che andrà tutto nel cestino, perché dopo il 1° di aprile non sarà più gestibile questa cosa. Andiamo di cappare. Abbiamo cappato. Siamo in 600. Abbiamo tirato giù anche l'aereo. Spettacolo. Dai, muori. Ci stanno arrivando colpi da tutte le parti. Non è che questo mech sia invulnerabile. Non è molto forte, non è molto resistente. Io qua ho il commander, il driver. Ancora vivi, ma gunner e loader sono andati. Ho due scatolette di cemento. Wow, stare vicino. Questo vi fa capire anche molto sul discorso degli sviluppatori, che sono geniali, gestiti da della gente che non ha un senso logico. Perché gente che fa delle cose del genere per un giorno solo merita davvero molto di più. Ciononostante, noti che sta gente qua, quello che dicevo nel video dei 2 anni, sono gestiti da dei manager che non hanno un senso logico. Adesso l'M6-1 probabilmente metterà fine alla nostra sofferenza. Io non ho più main cannon, quindi non c'è più un cazzo di nessuno, infatti. Che bello che... Sì, sparami ancora, minchione. Ok, prendiamo la 20G giusto per far qualcosa anche con l'attacker. E così vediamo se riusciamo a sbloccare il secondo dei 3 M35. Guardate il modello di volo, decisamente approssimativo. Però comunque l'arcade effettivamente come modalità è in realtà azzeccata al 100%. Da quello che l'utente da arcade chiede, e lo dà pienamente, perché è molto bello. Purtroppo delle altre modalità ho già detto abbastanza. Quindi. Adesso vediamo se riusciamo a cacciare qualche bomba in testa a qualche camminatore. Direi che quello lì potrebbe essere interessante. Guarda come si muove pallonzolando. Vai! Yes! E il camminatore torna a casa. Professional per 5. Siamo abbastanza messi bene. Adesso facciamo quello che è l'otto cubano. Un po' lungo come l'otto cubano, però va bene lo stesso, perché tanto comunque qui la 20G può fare delle manovre in vertical che sono assurde. Allora, quello glielo tiro lì, un po' più avanti, quello glielo tiro lì, e quello lì è quello che mi ha fatto fuori prima, brutto bastardo, spero di prenderti. Infatti ti ho preso, eye for eye. E concludiamo, no, non possiamo neanche concludere l'otto cubano perché abbiamo ancora 48 secondi di ricarica della bomba. Qui adesso cosa facciamo? Facciamo boom and zoom sulla 5, proviamo a vedere se riusciamo a fare
Women Zoom con la 20G. Tanto qua tutto è possibile. Se fosse il B17 ci avrei provato anche col B17. Vediamo se riusciamo a far fuori qualcuno. Situazione abbastanza compromessa per le nostre truppe che stanno per perdere il cap su Alpha. Io non so perché sono in squadra con quello là V80 il numero di telefono. Forse ho dimenticato di splaggare. Vabbè, dopo ci guarderò. Ok, boom and zoom sulla 5. Dai che lo proviamo, dai che lo proviamo. Vai, vai, baby, vai. Dai, ma non è vera sta cosa, dai, non è vera. Dai, gunner di coda. Anche tu, qualche hit. Beh, è strano però, eh. Cioè, ho una marea di mitragliatrici da Browning. Dici che le Browning non vanno più? Sì. È caduto. E chiudiamo l'otto cubano. Adesso siamo pieni di bombe. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Allora, cosa c'è lì? Lì c'è un Mac. Dai, uno. Due. Due. Per adesso due. Abbiamo fatto una sola. Una hit e una ground unit destroyed. La 20G meglio che lo lasciamo fare. Lasciamo stare. 8 cubano che si chiude in un ulteriore attacco sulle ground units. Dai, è morto uno. Lì c'è un carro armato in avanzamento. Sarà un tiro difficile 8. No, è già troppo in là. Qua i carri armati vanno alla velocità della luce. E quindi enemy kill assist. Ancora una volta, ancora, la 5F, wow, dai. Beh, vabbè, dovrei aver comunque conquistato la mia, conquistato il mio Mac. Me ne frega un cazzo, speriamo, sì, ciao. Oh, my legs. Pilot knockout, qui, vabbè, modelli di volo di Satana. Ok, M35, andiamo col Mac. Once again, ci buttiamo. Dai, fammi oh, eccolo qua. Block. Non è che siamo rimasti poi tanti, in realtà. Our team is capturing zone A. Benissimo. Questa cosa è più divertente del gioco normale. Mamma mia. Mi fa ridere. Perché, cioè, tu dici, ma se fosse così sarebbe anche divertente. Perché hanno fatto qualcosa di storico quando... E guarda come è fatto bene, poi ha dei dettagli spettacolari. Cioè, hanno pensato... Chissà se hanno riutilizzato un rendering 3D di un altro gioco o qualcosa del genere. E certo che, diciamo che... Il fatto che sollevi le zampe e stai ancora in piedi avendo le zampe così larghe è un po' inverosimile. Però dai, spara. No, hit solo. Non ci credo. Io uso tutto il fuoco che c'ho. Mori, merda. Kavabanga 54 28 28 mila. Yes. Ti è penetrato il pisellone. Dai, crepa. Crepate anche voi, merde. Non potete cappare. Chi è questo? Perché resiste così tanto? Crepa. Oh no, mi hanno fatto ancora il gunner. No. Sto soffrendo le pene dell'inferno. No, mi hanno fatto fuori anche il secondo Mac. E qui, signori, direi che non c'è molta possibilità di vedere il terzo Mac 1820. Spawn point sono veramente tanti. Proviamo a mettere... no, non si può, infatti. Rocket e bomb sull'F6 e F3 non me le fa mettere. Va bene, M6-1 per la chiusura finale di questa giocata. Vediamo cosa ci potrà dire. Sempre che non sia obbligato a prendere l'altro Sherman. Lì c'era una testina che stava facendo capolino. Certo che è un po' imbarazzante da vedere come modello di movimento, però dai... Come dicevo prima, l'impegno è straordinario, quindi io gli darei un 10 solo per l'impegno. E dispiace che questi sviluppatori... Ah, prendi! Ho sparato nel culo, maledetto!
che questi sviluppatori abbiano. Guardalo, guardalo. Oh my god. Dai, uccidi. Dai, muori. Crepa, crepa. Enemy kill assist. Che gli sviluppatori siano in grado di fare cose così belle. Lo Stug, chi c'è? E siano condannati dai gestori del gioco a fare. A fare cose che secondo me non davvero non meritano. Perché poi dopo tutto si va a additare agli sviluppatori, che invece gli sviluppatori non sono altro che meri esecutori che sanno fare però, come vedete, molto bene il loro mestiere. Speriamo che le cose possano migliorare a breve. Adesso noi qua siamo in 1, 2, 3, 4 contro una 6, direi. Però molti di loro hanno l'aereo, penso che sia l'ultima possibilità che gli rimane, quindi io non temo di andare a cappare. Speriamo di non andare ad irritare quello Sturmgeschütz. Crepa merda. Ah, io non ho neanche cappato. Io c'ero su, però non ho cappato, ma è lo stesso. Suspension. Qui c'è. Camminatore, maledetto. Ma guardalo. Rintanati, rintanati. Tanto appena vieni fuori ti inchiappetto. Cioè, uno. L'ho fatto solo io. Che dolor, che dolor. Critical hit. Enemy kill assist. Arr, arr. Non va bene. Andiamo a cappare Alpha. Dai, ripara. Abbiamo proprio il cingolo giù. The tank will be repaired in 23 seconds. Va bene. Comunque, anche quest'anno, amici miei, la Gaijin ci ha preso alla stragrande. Questo è un evento. Penso, forse il karmattino quello con le biciclette dentro era più divertente. Questo è anche molto bello. De Gustibus. Vediamo se riusciamo a cucchiare. Maledetto. Cava, cava tappis. Però là era quello col K1 che ho shotato prima. Cava, cava. Cava ciglias. Direi che ci siamo. Direi che abbiamo cappato. Possiamo provare ad attaccare l'ultimo rush. Tanto io ho ancora uno Sherman, chi se ne frega fondamentalmente. Cosa è successo? No! Ho leggermente urtato la carcassa di sto coso. E il driver è morto. No! Non ci credo! Ma non ci credo! No, è morto, povera bestia! Non ha gli airbag sto coso. Cazzo, è evolutissimo, non c'ha gli airbag. Dai, spara, spara, spara. Niente, suspension. E vabbè, cosa vuoi farmi? Smettila di irritarmi. Vabbè, il T-34. Dai che la portiamo a casa. Dai. Oh, sì, the best squad con V28, quello è il numero di telefono. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Signori, ce l'abbiamo fatta. Best squad con uno sconosciuto. Gran begli eventi, sono compiaciuto e ringrazio Gaijin davvero per questi eventi che ogni primo d'aprile ci prende sempre. Anche per questa volta è tutto, guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima. Ciao!